Mi dispiace fare questi video così all'improvviso, però insomma ci sono ancora ulteriori notizie molto carine che mi ha riferito, tra l'altro, Irumi la mia Zumapedia, grazie mille. Tra l'altro, stavo mangiando un hamburger. Sì, vabbè. Insomma, il nostro caro Levify, Akira Ino, ha pubblicato un'intervista su Famitsu e, insomma, ci ha rivelato un po' di cose, che ora vi faccio vedere anche dalla seconda pagina. Ora vado sulla seconda pagina perché per fortuna i ragazzi di Inazuma Frontier, che ringrazio tantissimo, hanno tradotto in francese e io ora di conseguenza sto traducendo in inglese, no? Praticamente parla di tutti i personaggi che appunto sono stati scelti e praticamente potrei reclutare tutti i giocatori del gioco, anche se alcuni possono essere reclutati connettendosi con altri giocatori e altri invece non saranno inclusi per ovvie ragioni. Mi viene da pensare per esempio ai Deitoshi Nakata, che purtroppo per metterlo nel gioco devi avere i diritti d'immagine. È ricomplicato ora riottenerli. Per quanto riguarda la modalità Chronicles, insomma, si vincono appunto i match in route per avere le Kizuna Stars, no? E appunto puoi reclutarsi e sbloccare i diversi personaggi. Per quanto riguarda le animazioni mappa, sì, sono state un po' strane, cioè nel senso la collab è nata un po' per caso. Ino non ha escluso una serie animata, nel senso nulla è stato deciso ancora, però probabilmente, diciamo, se fosse ora on air sarebbe divisa in più cure da 13 episodi ciascuno, quindi insomma, però ogni cure dovrebbe essere appunto formata da 4 match ciascuno, perché vuole concentrarsi comunque sull'esplorare nel dettaglio personaggi, più personaggi che nelle partite. Infatti vorrebbe dedicare non solo 3 protagonisti, ma letteralmente tutto un team protagonista. Cosa molto bella, tra l'altro, perché davvero per me è fondamentale questa cosa. Per quanto riguarda i personaggi, ora cercherò di essere il più sintetico possibile anche per quello che mi ha detto Irumi. Endoharu, il figlio di Endomamoru, Mark Evans, sarà parte integrante della storia e non solo un rivale late story. Quindi lui sarà nel frattempo molto attivo. E la storia tratterà anche delle difficoltà che dovrà affrontare essendo il numero uno, no? Quindi si parla anche del numero uno effettivamente. E nel primo match ufficiale dei protagonisti, Haru sarà presente e ci darà dimostrazione delle sue capacità. Queste sono le notizie in sintesi. Poi, se volete giustamente leggere le notizie, vi linkerò appunto l'articolo prima di Famitsu e poi di Inazuma Frontier in descrizione. Ragazzi, io vi abbandono perché torno a mangiare. Ciao.